Oggi ne abbiamo 16, vero? Valerio, Valerio, siamo... Buonasera a tutti. Apriamo la seduta del Consiglio Comunale di stasera. Sono le ore 18:24. Do la parola al segretario generale per l'appello. Barnini, Mantellassi, presente. Rovai, Fluvi, Palorni, Mannucci, Bagnoli, Ramazzotti, Iallorenzi, Giacomelli, Caporaso, Cioni, Simona, Fabrizi, Faraoni, D'Antuono, Pagni, Poggianti, Pavese, Di Rosa, Picchielli, Battini, Chiavacci, Cioni, Beatrice, Masi, Baldi. Sono 19 i presenti, quindi abbiamo il numero legale. Punto numero primo, comunicazione del sindaco e del presidente del consiglio, non ve ne sono, quindi passiamo ai punti successivi. I presentatori delle interrogazioni 2 e 3 mi chiedono di attendere a presentarle perché dovrebbe presentare il consigliere Poggianti, che non è ancora arrivato. Quindi andiamo al punto 4, poi i 2 e 3 li recuperiamo. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle relativa a Ponte di Marcignana. Prego, Baldi. Buonasera e grazie Presidente. Si sente? Ecco, si comincia bene. Aspetta, su il gel. Ora? Buonasera. Allora, devo dire che un po' d'acqua ne è passata sotto punti, proprio rimanendo in tema di questa interrogazione, dopo questa interrogazione, dopo che l'ho scritta e depositata, perché qui si parla di riapertura del ponte e poi nel frattempo c'è stato il problema delle infiltrazioni mafiose, insomma, di cui sappiamo tutti molto bene, c'è stata l'ulteriore chiusura per la pista ciclabile, quindi insomma questa interrogazione è stata un pochino... Faccio finta di nulla? Ah. Che mi fai? Tecnici al lavoro. Questa interrogazione è un pochino non superata, ma insomma ci sono varie cose che hanno preso il sopravvento, diciamo, però l'ho voluta mantenere lo stesso per avere un pochino di chiarimenti, ecco. Quindi chiedevo al vice sindaco, in questo caso visto che mi ha sempre risposto lui, cosa è stato fatto dalla riapertura ad oggi, cosa ancora c'è da fare per poter riaprire il ponte a pieno regime. A questo punto, se può dirmi anche qualcosa sulla pista ciclabile, ripeto, è sopraggiunta dopo l'aver scritto e depositato l'interrogazione, e quando verrà riaperto, che è la cosa che penso interessi a tutti i cittadini. Grazie. Grazie consigliera. Prego, Barzottini. Grazie,
Spalla in sinistra del ponte ed è stata portata avanti l'attività di verifica dell'impalcato e quella di progettazione. L'incarico di progettazione dei lavori della fase 2 è stato già conferito e i professionisti hanno predisposto il relativo progetto definitivo mettendolo a disposizione nella conferenza dei servizi. L'intervento al fine di riaprire il ponte a pieno regime si configura come risanamento conservativo dell'impalcato, finalizzato prevalentemente a ripristinare le condizioni di sicurezza e durabilità necessarie sulle strutture di impalcato mediante un intervento di recupero corticale delle strutture dell'impalcato e di rinforzo mediante barre esterne di precompressione. Realizzazione della sede viaria passando dagli attuali due marciapiedi di larghezza utile circa 80 cm alla configurazione di progetto che invece prevede un unico marciapiede di larghezza netta maggiore di 180 cm, eliminando pertanto la criticità per il transito pedonale. Sostituire le attuali ringhiere con due guardrail di tipo H2 bordo ponte. Organizzare infine la piattaforma stradale mediante una completa riasfaltatura della sede e una nuova riorganizzazione dello smalto dello smaltimento delle acque di piattaforma. Eliminazione dei sottoservizi presenti attualmente nel corpo del marciapiede e riallocazione esterna dell'impalcato. Intervento questo che ormai viene comunemente fatto per espressa richiesta dei gestori di rete al fine di rendere più agevoli gli interventi di riparazione. Il ponte pertanto verrà riaperto a pieno regime al completamento delle lavorazioni su. Al netto dei lavori della città metropolitana si fa presente che è prevista la riapertura del ponte alternato al termine dei lavori del sottopasso della ciclopista dell'Arno, che al momento è in fase di esecuzione. I lavori eseguiti dal comune stanno procedendo spediti con l'intento di riaprire la strada anticipando anche i tempi previsti dall'ordinanza di chiusura. L'ordinanza di chiusura è prevista fino al 6 settembre e stiamo lavorando per vedere di anticipare anche questo. Inoltre si fa presente che l'ufficio tecnico del comune è in costante contatto con la città metropolitana e nello specifico sta chiedendo informazioni per conoscere, oltre ai dettagli tecnici di intervento, anche i tempi del cantiere e il cronoprogramma definitivo, anche in virtù della conferenza dei servizi. Quest'ultima informazione ci rendiamo sempre disponibili ad aggiornare il consiglio e la consigliera. Quindi il 6 di settembre, o comunque al dettaglio del 6, il ponte comunque riaprirà a un solo senso di marcia come la prima. Sostanzialmente sì, noi stiamo lavorando per fare il sottopasso ciclopedonale della ciclopista e i lavori stanno andando molto avanti, devo dire l'azienda sta facendo un lavoro anche abbastanza veloce e l'obiettivo e anche se laddove è possibile anche di accorciare quei tempi che abbiamo previsto, essere insomma previsti per il 6 settembre, che poi è il periodo dell'ordinanza. Però ecco, questo è la speranza, è quel tempo. Almeno ora si spera, non è febbraio, esatto. Quindi però per la riapertura mi suppongo anche per i problemi legali. Abbiamo chiesto, vogliamo chiedere appunto anche un aggiornamento del cronoprogramma in virtù, perché non si sa, esatto, in virtù anche di quelli che sono i contributi effettuati alla conferenza dei servizi e quindi insomma aspettiamo questo contributo. Va bene, e una cosa non sono sottoscritto bene, ci sarà quindi un unico marciapiede? La previsione, sì, è da quello che ci ha risposto la città metropolitana, prevede un unico marciapiede superando quindi quel limite che era fatto fino a oggi. Non ho capito il limite, cioè qual era la pericolosità di avere due marciapiedi invece averne uno? Sono un po' dura forse, ma non ho capito. Nel senso che sostanzialmente andiamo a allargare il passaggio pedonale da 80 cm, che è quello esistente, a 180 in modo tale. Comunque, dico, chi è dall'altra parte della ponte deve poi attraversare.
per passare. Ma è il modo per mettere anche in sicurezza chi deve attraversare, con che magari ha disabilità e quant'altro. Quindi è un intervento necessario al fine di mettere in sicurezza tutti gli utenti che con varie abilità appunto si prestano a attraversare. Certo. Quindi non, sicuramente mi immagino non ci fosse modo di allargare ambe due. Purtroppo no. No, perché l'intervento è un intervento di consolidamento del ponte esistente. Quindi certo, non devi facilmente. Va bene, la ringrazio. Grazie consigliere. È arrivato il consigliere Poggianti, quindi possiamo riprendere le due interrogazioni precedenti. Punto numero due, interrogazione presentata dal gruppo consigliere Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, relativa a fermata Freccia Bianca e Freccia Argento alla stazione ferroviaria di Empoli. Prego consigliere. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi ricordo una mozione approvata nello scorso mandato amministrativo, con precisione il 9 marzo del 2018, che fu approvata ad unanimità la mozione che presentai per realizzare una fermata Freccia Bianca e Freccia Argento nella stazione ferroviaria di Empoli, nella tratta ovviamente Genova-Roma. Mozione che aprì la strada poi ad un emendamento, mi ricordo, della maggioranza, che sosteneva, tanto per fare un po' di cronologia e memoria storica, anche un investimento sui treni ordinari per una loro riqualificazione, mozione approvata dal Consiglio Comunale di Empoli che aprì la strada poi anche ad una omologa mozione a livello regionale presentata dall'attuale onorevole Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, allora consigliere regionale, che fu anch'essa emendata e integrata dal consigliere regionale del PD Enrico Sostegni e approvata dall'Aula, se non sbaglio soltanto con alcuni voti contrari sia della Lega sia della sinistra estrema. In tutto questo però ad oggi avremmo dovuto vedere le fermate del Freccia Bianca e del Freccia Argento con un orario preciso all'interno della nostra stazione. Questo però non mi risulta essersi concretizzato. Quindi la domanda è se dopo l'approvazione della richiesta di avere delle fermate del Freccia Bianca e del Freccia Argento alla stazione ferroviaria di Empoli erano state anche individuate quattro fasce orarie, due verso le 8 del mattino e due poco dopo le 21, a che punto sono le trattative con le ferrovie italiane per realizzare questo, l'obiettivo che tutte le istituzioni regionali e comunali si erano preposte e da quando poi si concretizzerà la variazione dell'orario ferroviario. Ripeto, ancora oggi, dal 9 marzo 2018 ad oggi, i treni che da Genova arrivano a Roma e da Roma vanno a Genova e che attraversano comunque la nostra stazione ferroviaria, perché rammenta a tutti essere la nostra stazione di Empoli classificata da RFI come Gold, quindi passano regionali e anche regionali veloci, una fermata che per buon senso trovò la condivisione di tutto l'emiciclo, perché due minuti avrebbero aiutato anche il nostro territorio, l'Empolese Valdelsa, verso una valorizzazione del proprio tessuto produttivo, anche in termini turistici e di visibilità. Come mai ancora oggi, dopo un anno e mezzo, nulla di quanto Regione Toscana e Comune di Empoli si erano appunto prefissate da una mozione di Fratelli d'Italia e del centrodestra si è poi trasformata in realtà? Grazie. Grazie consigliere Poggianti, prego Barzettini. La mozione approvata dal Consiglio Comunale di Empoli caso la realizzazione di una variazione della tabella di marcia dei mezzi ferroviari per consentire la fermata di Freccia Bianca e Freccia Argento della stazione di Empoli. Il tutto valutando l'impatto sulla puntualità dei mezzi esistenti e confermando gli investimenti per garantire continui collegamenti con la stazione di Firenze. Rispetto a questa impegnativa si ritiene sufficiente leggere la nota di attuazione della Regione Toscana quale sintesi delle valutazioni fatte al fine di prevedere una fermata appunto di Freccia Bianca e Freccia Argento alla stazione di Empoli. Vado a leggere la nota. Da alcuni anni transitano nella linea pisana con la sola fermata di Pisa Centrale servizi di lunga percorrenza a mercato. Il mattino treni 8602, 8603, 8604 Roma-Genova,
transitano da Empoli programmato intorno alle ore 8. Treni 35, 5.43, 35, 5.14, 35, 5.15, Genova, Roma, transitano da Empoli programmato intorno alle ore 8. Nella tarda serata, treni 85, 86, 85, 87, 85, 88, ore Roma, Genova, transitano da Empoli programmato intorno alle ore 21 e 25. 35, 6, 27, 35, 6, 28, 35, 6, 29, invece Genova, Roma, transitano da Empoli programmato intorno alle 21 e un quarto. L'offerta è quindi limitata ad alcune fasce orarie ben definite, mentre utilizzando i frequentissimi treni del servizio regionale, che sulla linea pisana è stato riorganizzato e potenziato a partire dal 2004 con il progetto Memorario, con servizi cadenzati e strutturati, è possibile utilizzare con interscambio a Firenze-Santa Maria Novella l'intera offerta sulla linea dorsale, sia verso nord sia verso sud. La stazione di Firenze-Campo di Marte ha inoltre limitate possibilità di interscambio con le attuali flussi viari. Ugualmente con il scambio a Pisa Centrale è possibile utilizzare l'intera offerta di treni di lunga percorrenza Freccia Bianca e Intercity della linea tirrenica. In entrambi i casi, vista la frequenza dei servizi regionali, anche limitati tempi di attesa del scambio. Va ricordato che nella stazione di Rifreni è possibile con interscambio l'utilizzo degli Intercity che lì effettuano sistematicamente fermata. L'istituzione di fermate delle coppie Freccia Bianca indicate debbe quindi, qui forse la parte più interessante, quindi risposta molto limitata alla domanda di spostamento di lungo raggio e con tempi di percorrenza contenuti molto meglio soddisfatta dalla completa accessibilità ai servizi offerti dai treni regionali. Le frecce indicate sono state inserite nella programmazione per assicurare collegamenti diretti e i più rapidi possibile tra Genova e Roma, anche con il sostegno economico della Regione Liguria. Vista la distanza percorsa e le criticità infrastrutturali presenti in particolare sul tratto ligure, la loro regolarità non è sempre soddisfacente. Per entrambi i motivi, al momento non c'è la fattibilità per inserire di nuove fermate che determinerebbero un aggravio di percorrenza. Il monitoraggio costantemente effettuato in questi anni dagli uffici regionali a seguito dell'inserimento progressivo di questi treni sulla linea pisana, dove si sono collocati in un sistema di servizi regionali molto denso e strutturato, in entrambe le fasce orarie interessate, ha messo in evidenza inoltre la criticità determinante della loro presenza. È stato infatti necessario in due casi rivedere gli orari dei treni regionali con allungamenti e abbandono dell'orario di passaggio cadenzato, elemento qualificante e vincente del sistema. Inoltre, la scarsa regolarità di questi servizi ha ricadute negative sulla regolarità dei treni, anche questo è un passaggio interessante, dei treni adiacenti, spesso costretti a lunghe soste non programmate per garantire il passaggio dello stesso. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Prego, Gianni. Sì, grazie Presidente. La risposta non può che trovarmi insoddisfatto, perché la risposta alla nota di RFI non fa che disconoscere una volontà politica abbastanza unitaria, non dico unitaria ma maggioritaria, sia del Consiglio Comunale di Empoli sia del Consiglio Regionale Toscano. È vero che la nota della regione, non di RFI regionale, comunque disconosce una volontà politica di valorizzazione del territorio, perché la risposta, la sintesi che posso io desumere da quello che il vice sindaco mi ha letto è che i treni oggi presenti, gli scambi presenti su Firenze sono maggiori, più celeri e soprattutto più efficienti rispetto a quella di garantire una sosta ulteriore
di un treno regionale veloce che, come tale, omen nomen, dovrebbe evitare fermate intermedie. Questo è un po' quanto ho intuito dal, o desunto dalla nota della regione. Nei fatti, ripeto, si disconosce una volontà politica maggioritaria di quest'Aula almeno, ma anche del Consiglio nazionale stesso, che si impegnava a verificare la fattibilità, e quindi la fattibilità è stata verificata. Però anche dietro la necessità di verificare la fattibilità, che cosa c'era? C'era un principio di base, che è quello di garantire più servizi e mezzi pubblici di collegamento sul nostro territorio. Mezzi pubblici di collegamento sul nostro territorio sono sempre di più fiorentino-centrici e che non garantiscono, sia per quanto riguarda, ora rimaniamo nel tratto ferroviario, non garantiscono né puntualità, né efficienza, né ottimizzazione. E soprattutto impongono un incremento di costi. E spiego semplicemente e banalmente il perché. Perché se il Freccia Argento, il Freccia Bianca, si fossero fermati a Empoli, la tratta di percorrenza per cui pagare il biglietto sarebbe stata ovviamente calcolata partendo da Empoli. Invece il calcolo che un cittadino deve fare, deve compiere, deve pagare, sborsare di tasca propria, è quello di pagare il regionale Empoli-Firenze, arrivare a Firenze e poi pagare il prezzo pieno del biglietto che da Firenze va in direzione Genova o in direzione Empoli-Pisa o Empoli-Firenze, da lì prendere un ulteriore biglietto, un ulteriore costo per il prezzo pieno per una tratta che già ha compiuto con l'altro treno. Quindi ecco perché c'è anche una maggiorazione di costi, una riduzione della valorizzazione del nostro territorio e in termini di fattibilità, qualora 4 fasce orarie fossero state eccessive per garantire una fermata di treni veloci, una sono certo che nelle maglie di un orario ferroviario, un tabellone orario ferroviario complesso e articolato come quello che tocca la nostra provincia e all'interno delle maglie di una stretta volontà politica e rapporto tra Regione, Toscana e RFI, sarebbe stato possibile inserirlo. Perché riteniamo, e io continuo a ritenere, che almeno una fermata di un treno veloce sul nostro territorio avrebbe garantito una maggiore valorizzazione, ripeto, in termini produttivi, commerciali e turistici di una realtà territoriale come quella dell'Empolese Valdelsa, che purtroppo è sempre messa a periferia, marginale, rispetto a quella fiorentina. E questa è un'ulteriore prova. Grazie. Grazie, consigliere. Andiamo al punto numero 3, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, relativa a appalto lavori Ponte di Marcignana a società AVR, oggetto indagine sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose. Prego, Poggianti. Grazie, Presidente. La città metropolitana, do lettura all'interrogazione per essere più puntuale possibile. La città metropolitana di Firenze difende l'affidamento della manutenzione della FIPLI alla società AVR. Indagata, almeno i membri dell'amministrazione, gli amministratori indagati in Calabria, dopo che è arrivata la comunicazione da parte di AVR sulla situazione a seguito dell'indagine per infiltrazioni mafiose indranghetiste da parte della Procura di Reggio Calabria. La città metropolitana di Firenze sostiene che il procedimento non si configura quale causa di risoluzione dei contratti in corso, anche ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici. In dettaglio, gli uffici evidenziano che con un provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, l'azienda AVR è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria per un periodo di 6 mesi, con la nomina di un collegio di 3 amministratori. A questo collegio è stato affidato il compito di presentare al giudice entro 30 giorni una relazione sulle attività da svolgere ai fini di mettere in atto il programma di bonifica previsto dall'articolo 34 del Codice Antimafia. Terminata l'eventuale proroga a due anni dell'amministrazione giudiziaria e dell'eventuale controllo giudiziario nei successivi 3 anni, ai sensi dell'articolo 34 bis del Codice Antimafia, resterebbero comunque incerte le sorti dei contratti di appalti pubblici in corso. La Corte di Cassazione Terza Sezione Penale, con la sentenza 6742 del 12 febbraio 2018, ha rilevato altresì che la nomina di un amministratore giudiziario rappresenta il necessario ed imprescindibile presupposto in caso di sequestro preventivo
per garantire l'esercizio della continuità e dello sviluppo dell'attività aziendale, che rischierebbe altrimenti di venire paralizzata dalla misura cautelare in parola. L'articolo 80,6 però del codice degli appalti pubblici estende l'esclusione dell'appaltatore in ogni momento in caso di infiltrazione mafiosi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo e secondo l'articolo 92,3 del codice antimafia, però la città metropolitana sostiene non essere in corso né misure cautelari né in corso motivi di risoluzione del contratto. AVR stava effettuando poi i lavori per la messa in sicurezza sia della FIPLI, seppur con notevole ritardo e disagi per gli automobilisti, tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra Fiorentina, ma anche i lavori al nostro ponte di Marcignana. Prima di andare a dare una lettura dei punti dell'interrogazione, ciò che mi preme evidenziare è la contraddizione della città metropolitana, laddove dice non sono state sottoposte misure cautelari penali, quando sappiamo tutti che l'amministrazione giudiziaria è una forma di amministrazione controllata di una società laddove ci sia un sequestro preventivo di base, quindi come fa a dire non c'è una misura cautelare, e il fatto che ci sia una misura cautelare è esso stesso motivo per la risoluzione dei contratti di appalti pubblici in corso, come dice l'articolo 80, comma 6. E da lì ecco che si pone l'obbligo dell'interrogazione. Quindi interroga il sindaco della giunta se sia stata comunicata l'informazione antimafia dal prefetto e se, qualora giungesse, sarà intenzione della città metropolitana di Firenze risolvere i contratti in corso con AVR. Quali saranno le conseguenze per gli automobilisti già messi a dura prova da un intervento straordinario in corso da oltre un anno sulla FIPLI e a lavori di per il ripristino completo, nonché alla sostituzione annunciata dal sindaco Barnini del ponte di Marcignana? Terza e ultima domanda, se sia intenzione della città metropolitana di Firenze costituirsi parte civile nel caso di un rinvio a giudizio della società, o meglio, degli amministratori della società AVR. Grazie. Grazie consigliere, prego Barzettini. Risposta. E pertanto al momento non risulta alcuna informativa antimafia da parte del prefetto e la scelta o meno della risoluzione del contratto seguirà eventualmente la disciplina giuridica di riferimento. Non essendoci alcuna sospensione delle attività lavorative, al momento non è presumibile alcuna sospensione delle attività lavorative per i cantieri a cui fa riferimento l'operazione. La valutazione di costituirsi parte civile nel caso di rinvio a giudizio è una scelta autonoma della città metropolitana che crediamo potrà essere valutata con l'evolversi. Grazie. Prego, Giunti. Sì, grazie Presidente. Prendo atto della non risposta, perché nei fatti non c'è una risposta all'interrogazione. C'è una volontà ermetica della città metropolitana e della politica tutta democratica del nostro territorio di non rispondere a una situazione grave di una società che è stata coinvolta in fenomeni mafiosi e indranghetisti. Ripeto, in Italia vige la presunzione di innocenza, quindi neanche di non colpevolezza, quindi fin tanto non si giungerà alla completa, al passaggio in giudicato del giudizio, ovviamente tutti siamo ritenuti innocenti. Tuttavia, il fatto che il prefetto possa comunicare l'informativa antimafia, questo fa discendere immediatamente delle conseguenze, sia di ordine non tanto politico quanto giuridico, di carattere anche civile, non solo penale, e cioè la risoluzione immediata dei contratti. A mio personale giudizio, che non sono nessuno, ritengo però che ci sia stata una mistificazione o comunque ci sia stata un gap di comunicativo, mettiamolo così, della città metropolitana, laddove sostenga che la società AVR non è stata sottoposta a misura cautelare. Basti leggere il comunicato ufficiale della città metropolitana di Firenze. L'amministrazione giudiziaria, ripeto, è una misura di gestione di una società laddove ci sia in corso un sequestro preventivo. Quindi non si può dire non ci sia una misura cautelare in corso. È vero, l'amministrazione giudiziaria consente il proseguire delle attività, ma perché è stata oggetto, i suoi amministratori sono stati oggetto di una misura cautelare penale e comunque ci sono delle indagini mafiose in corso e si applica pertanto il codice antimafia. Quindi gradirei, come anche per l'altra interrogazione anche su questa, se mi potesse girare le note scritte che mi ha letto il vice sindaco, e soprattutto
senza la necessità di essere nuovamente attenti consiglieri di opposizione, cosa che comunque faremo con piacere, se fosse diligenza del sindaco e del vice sindaco informarci anche autonomamente delle vicende giudiziarie che possano coinvolgere questa società che sta realizzando determinate opere nevralgiche per il tessuto viario della nostra città e della nostra provincia. Quindi informarci anche laddove il processo vada avanti in senso positivo o in senso negativo, attraverso un rinvio a giudizio in un'ipotesi o con l'archiviazione, non si sa mai, come anche di una revoca dell'amministrazione giudiziaria o il passaggio all'istituto del controllo giudiziario per i successivi al termine appunto dei 6 mesi che il giudice ha stabilito. Tutto questo fa discendere una cosa, una valutazione. Che il vice sindaco non può ovviamente fare perché non ha un ruolo all'interno della città metropolitana, ma forse il sindaco Barnini, in quanto vice sindaco lei della città metropolitana, dovrebbe fare e forse avrebbe dovuto rispondermi lei in prima persona. Cioè, sarà comunicato. Sì, ma anche se c'è la volontà, come dicevo poc'anzi, anche di costituirsi parte civile, anche di risolvere i contratti in corso. Perché un fenomeno mafioso, laddove confermato nel prosieguo delle indagini mafiose, non può permettere mezze misure di risposta. E ci vuole, a nostro giudizio, fermezza. Non è certo la nostra intenzione. Mi sembra, ripeto, non è vostra intenzione, ma come ho accennato prima, il comunicato della città metropolitana è in parte errato, laddove dice che non sono state sottoposte misure cautelari. Quindi chiedo la comunicazione delle note scritte, per email se possibile, quanto prima, e diversamente un'informativa costante da parte del vice sindaco, ma in particolare del sindaco, un ruolo all'interno della città metropolitana, sul prosieguo delle indagini che fa la comunicazione delle indagini mafiose sulla VR. Grazie. Grazie. Andiamo al punto numero 5, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, relativa a ripresa attività della piscina comunale in località Serra Valle. Prego Pavese. Magari la espongo. Magari la espongo. Prima la presentazione, assessore. Prego, consigliere, prego. Assessore, mi dia la soddisfazione. Non si può dire, non è pronta la risposta. Assolutamente. Esatto. Aspettate, voleva l'audio perché sennò c'ho il ritorno. Prego, grazie Presidente, grazie in anticipo all'assessore per la sua prontezza che ci sarà in futuro. Allora, questa è un'interrogazione, un atto ispettivo che scaturisce da un dialogo che il nostro gruppo ha avuto con alcuni cittadini che usufruiscono dei servizi della piscina comunale di Serra Valle e che fondamentalmente ci chiedevano di interessarci alla ripresa delle attività all'interno della piscina comunale nella fase 2 post lockdown. Quindi do per letta la parte, diciamo, introduttiva, dove fra l'altro si fa riferimento anche a una questione di restrittività delle attività in base a dei protocolli fatti annualmente dall'ente gestore che è Acqua Tempra, nei confronti di protocolli che almeno da quello che si legge sui documenti della FIN, della Federazione Italiana Nuoto, sembrano essere meno restrittivi, e penso sia un ispettivo dovuto abbastanza tranquillo, ma che tra l'altro ha suscitato anche delle polemiche insensate a livello di stampa, in cui una persona di un'associazione è venuta a dire che lei non aveva parlato con noi, e infatti noi con questa persona, con questa
con questo responsabile di questa associazione non ci abbiamo parlato. Abbiamo parlato con dei semplici cittadini che forse ci hanno potuto tranquillamente relazionare in maniera più oggettiva. Quindi, assessore, le chiediamo se l'amministrazione comunale si sia attivata nei confronti del gestore per avere tempi certi. Si parla di metà luglio, ma anche di settembre. Ovviamente questa è una interrogazione che è stata presentata il 26 giugno, quindi si spera, fra l'altro, sulla stampa qualcos'altro sta detto nel frattempo, per l'accesso delle associazioni sportive e dei loro affidati alle strutture della piscina comunale. Se altresì ci sia stato un confronto preventivo tra amministrazione comunale e gestore per concordare le linee guida dell'accesso alla piscina, che ad oggi sembrano molto più limitative di quelle dettate agli organi istituzionali nazionali del settore. Ora l'assessore può andare, le do il permesso. Allora, prego, 5 minuti. Chiaramente l'amministrazione non è che si è attivata per avere i tempi certi, l'amministrazione comunale e l'ufficio sport è sempre in contatto con i gestori, anche a maggior ragione in tempi di coronavirus in cui c'è la necessità di avere un monitoraggio costante per limitare le occasioni di contagio. Ci vengo dopo, vi spiegherò tutta la questione relativa al protocollo della piscina. Punto 2. Se altresì ci sia stato un confronto tra amministrazione comunale per concordare le linee guida di accesso alla piscina che sembrano molto più limitative da quelle dettate dagli organi istituzionali nazionali di settore, in questo caso la FIN. Allora, punto 1. Chiaramente ho già risposto, c'è stato un contatto continuo e c'è diciamo la nota del gestore della piscina Acquatempra, ha fatto un riassunto e vado a leggere molto velocemente. Nel corso dell'assemblea di Acquatempra del 28/4/2020, il presidente di Acquatempra informò i soci che in assenza di indicazioni specifiche da parte del governo, la società si stava organizzando per farsi trovare pronta per riaprire gli impianti natatori a partire dai 15/6/2020, cioè anche nel periodo di non risposta da parte del governo che stava ancora elaborando le linee guida, noi ci si era portata avanti con lavoro, dico noi come gestore, però era stato sollecitato dall'amministrazione comunale per farsi trovare pronta nel momento della riapertura. Si impose una serie di misure anticontagio e si basavano sui DPCM del 17 maggio, poi quando uscì, e delle ordinanze della Regione Toscana, che si sa ne ha fatte diverse, siamo arrivati alla 70, ai tempi non so, forse se era sulla cinquantina, però comunque ci si basò su quelle quando arrivarono, però il lavoro era già stato iniziato a monte. Patempra ha riveduto completamente la propria organizzazione e la modalità di fruizione degli impianti, sia per la parte commerciale, quindi il nuovo libro, quelli che vengono a fare corsi, sia per la parte agonistica. E questo vuol dire una drastica riduzione del numero di persone che fanno utenza commerciale e una drastica riduzione anche per quanto riguarda la parte del nuoto agonistico. C'è una serie di punti che specificano questa cosa qui, cioè punto A, accesso controllato agli impianti da parte degli utenti con la misurazione della temperatura, registrazione dati personali, dichiarazione e accettazione del protocollo anticontagio da parte di tutti gli utenti, obbligo di disinfezione, punto B, delle mani, utilizzo della mascherina chirurgica all'interno dei locali, ingressi, spogliatoi, eccetera. Punto C, conservazione degli effetti personali in apposite buste di plastica da apporre negli specifici armadietti. Punto D, assegnazione a ogni utente, coppia o nucleo familiare di una porzione di area verde a dimensioni atte a garantire la distanza minima interpersonale. Pensate alle piazzole dei campeggi. Ogni persona viene messa nella piazzola e viene registrata in quella piazzola in maniera tale che se si verifica un caso di contagio nella piazzola accanto, il giorno X, io so chi c'era accanto
quella piazzola Y e vengono diffusi i dati, poi dati all'autorità sanitaria locale che provvede a avvertire, diciamo, chi era in contatto. Per cui mi ci vuole più tempo, ragazzi. Obbligo della doccia saponata prima di entrare in acqua, accesso alle vasche non tingentato per evitare assembramenti, disinfezione sistematica di tutti i locali e di tutte le attrezzature con sedie, sdraio, lettini a ogni cambio di persona o nucleo familiare. Limitazione all'uso degli spogliatoi, perlomeno d'estate, delle docce interne con percorsi differenziati entrata e uscita. Distanziamento degli utenti interessati al nuoto libero e ai corsi. Implementazione del sistema di prenotazione telefonica. Addirittura in acqua non ci si va più quando ci pare, ma c'è tre fasce orarie, perché in acqua c'è un numero contingentato di persone e ci si può entrare, calcolato sulla norma, per cui ci vuole 7 metri quadri a persona all'interno dell'acqua. Per cui se prima nella vasca ci si entrava in 300, ora ci si entra in 100 alla volta. Per cui se il numero massimo di persone che possono accedere all'ingresso fuori è 350 persone, diciamo c'è un terzo viene fatto entrare nei primi 20 minuti, un terzo nei 20 minuti centrali dell'ora, un terzo nei 20 minuti finali e così a seconda delle ore. Cosa estremamente meno appetibile, però purtroppo necessaria. Accesso e utilizzo delle vasche per nuoto agonistico. A causa della necessità di mantenere anche in questa in acqua la distanza minima interpersonale, sono previsti limitazioni per il nuoto agonistico. Corsia da 50 metri a 8 utenti per corsia, corsia da 25 a 6 metri per corsia. E è a cura dell'allenatore adottare le modalità operative che garantiscano il mantenimento della distanza minima. In data 25 giugno, tutto questo papier di roba è stato condiviso con le associazioni sportive con proposta del nuovo orario, schema di contratto da sottoscrivere tra le parti che regolava tutta questa roba anti-Covid e ha iniziato a regolare anche la prenotazione delle corsie, al futuro se mi prenoti una corsia e non la usi la società sportiva deve pagare, perché se no si crea un vuoto che poteva essere utilizzato in maniera diversa. Per cui in data 26/6 il contratto è stato sottoscritto al legale rappresentante di Acquatempra. L'associazione Nuoto Certaldo ha sottoscritto il contratto proposto per la piscina di Certaldo. La TNT e l'Etruria hanno sottoscritto solo allegato a norma anti-Covid, perché non avevano chiare le clausole, diciamo, che regolavano il diritto di recesso delle corsie. Per cui è stata necessaria fare una ulteriore conference call di 2 ore tra i gestori e i vari soggetti, in questo caso TNT e Acquatempra, per spiegare bene perché c'erano stati dei misunderstanding. Ad oggi la situazione è che è stata chiarita. È un momento. Lo so, però gli ho già dato 3 minuti in più. Sono 8 minuti, deve concludere. No, non è offesa alla presidenza, però ho concesso un po' di tempo in più. Comunque, lo concederò a Capavese per la risposta. Per concludere, c'è stata questa chiarimento in conference call. Ad oggi mi risulta che le associazioni sportive sono rientrate con tutte queste limitazioni che sono più restrittive rispetto alla FIN, ma perché rispecchiano un grado di sicurezza che era necessario per la conformazione dell'impianto. E credo che ora non ci sono più stato in piscina, ma si allenino regolarmente e sia ripreso in alcuni casi anche il campionato. Più o meno è così. Prego Pavesi, allora, considererò qualche minuto in più. Quindi lei, assessore, mi risponde che Acquatempra ha fatto linee guida più restrittive nei confronti di quelle nazionali FIN
perché per la conformazione dell'impianto, questo ha detto. Allora, bisogna cioè... definire. Allora, le linee nazionali della BIM sono le guida che fanno bene a persona sul bordo vasca X persone considerando misure standard, però il protocollo attuativo varia a seconda delle piscine, cioè non può essere uguale il protocollo del che ha mandato la FIN alla piscina di Empoli piuttosto che alla piscina di Calenzano piuttosto che a quella di Certaldo, perché per conformazione diversa viene applicato e interpretato a seconda del modo in cui è fatto l'impianto. Personalmente io credo che sulla piscina, che ci ha lavorato un mese la società che gestisce, sia stato fatto una roba che ora tocco ferro, ma credo sia veramente a prova di Covid e che garantisca all'utenza una iper garanzia anti-Covid, però comunque in ogni impianto, sia di Empoli, Certaldo, Castel Fiorentino o quant'altro, deve essere rielaborata la normativa FIG, come deve essere rielaborata, cioè si arriva alle norme della FIG, però i gestori la abbiano in un modo a Santa Maria, cioè, non in un modo diverso. Nel modo che si fa l'impianto a Santa Maria saranno un modo, a Cortenova saranno altri, perché è diverso proprio l'impianto. Sì, no, semplicemente mi dà comunque la notizia che c'è comunque evidentemente una volontà di rielaborarlo, perché ad oggi preso atto che ci vuole tutte le precauzioni, preso atto che la sicurezza al primo posto, però in questo momento la piscina di Empoli come diceva lei anche prima, è di difficile accesso sia per la parte della balneazione il sabato e la domenica, sia per le associazioni, che non ho capito bene, l'hanno firmato poi alla fine questo. Sì, l'hanno firmato, perché non è che non lo... c'era delle robe che non avevano chiaro, e per quello non lo firmavano. Sì, soldi che non avevano chiaro, che non avevano parlato con noi, fra l'altro, quindi insomma, immagini. Detto questo, io vorrei, se ci dà poi al gruppo tutta questa documentazione scritta che lei gentilmente ci ha letto. Della protocollo. Sì, del protocollo, di tutto quello che... Certo, anche via mail ci la manda anche al capogruppo, mi fa piacere. Detto questo, è vero, noi auspichiamo fortemente che ci sia comunque un ripensamento, comunque un riguardare costantemente, un ragionare costantemente queste linee guida, e comunque si parla di linee guida generali che della FIN, che acqua tempra invece, se non sbaglio, ha molto più ristretto, si parla di... Allora, acqua tempra, da come ci siamo parlati a... ristretto, però era secondo il gestore il massimo applicabile. Se si aumenta, diciamo, se siamo più larghi nell'interpretazione delle norme, secondo Acquatempra c'è una pericolosità di Covid, per cui è stato preso il punto limite oltre il quale non si poteva andare senza tutelare la sicurezza dei bagnanti, e siamo arrivati, diciamo, nei pressi, con buona approssimazione, nei pressi di quel punto. Si parla di FIN, dice, alla fine su una polizia ci può stare una quindicina di persone a livello nazionale, a qua sempre siamo sulle 5-6, insomma, siamo troppo vicini. Vanno dalla FIN se prendono il Covid, vengono l'acqua tempra. D'accordo, però ci sono delle linee guida nazionali, c'è un comitato scientifico che l'ha fatto, quindi insomma vanno prese anche quelle in considerazione. Detto comunque, questo... resteranno, questa è stata studiata da esperti del settore, e resteranno queste. Sì, però c'è comunque un'intenzione, capito, di aggiornare costantemente. No, un'ultima riflessione, perché comunque quando si parla di una gestione di piscine si sa che a livello economico è molto delicato l'argomento. Quindi si sa benissimo che riaprire una piscina comporta dei grossi costi. Io, ad esempio,
volentieri quando ero consigliere al comune mi chiedeva ma alla fine non c'è una piscina in quella comune, e no, perché ovviamente i costi sono altissimi, sarebbe bello averla, però i costi sono altissimi. Quindi con questo contingentamento ulteriore, la nostra preoccupazione sul danno finanziario della gestione della piscina. Quello è anche uno dei motivi per cui siamo andati al massimo consentito dalla sicurezza, perché se stava, cioè, chiaramente si rischiava di avere queste problematiche non le maggiori, però chiaramente grazie. Queste norme sono, cioè, come tutti gli impianti natatori in Toscana, come tutti gli impianti generali anche non natatori, sicuramente saranno messi a dura prova, perché non arrivano al punto di saturazione tale per cui hanno il punto di saturazione ottimale. Abbiamo esaurito il tempo dell'interrogazione abbondantemente. Va bene. Grazie. Andiamo al punto numero 6, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle relativa a riapertura scuole in sicurezza Covid-19. Prego Balchi. Grazie. Allora, questa cosa qua, dunque, era già stata un po' anticipata dal sindaco quando abbiamo fatto la commissione l'altro giorno. Io l'avevo già depositata, naturalmente, l'interrogazione, e mi è sembrato giusto mantenerla, intanto perché non rispondeva quello che ha detto il sindaco l'altro giorno del tutto a questa mia interrogazione, e poi perché mi sembrava giusto che fosse ripetuto anche in consiglio, quindi davanti a tutto il consiglio comunale, non solo ai membri della terza commissione. Parliamo qui ovviamente della riapertura delle scuole, quindi il problema del sovraffollamento delle scuole, il distanziamento che comporta non solo spazi ma anche ovviamente investimenti per poter fare appunto questi distanziamenti e tutto quello che ne consegue fra plexiglass, non fra i figlioli, se no non ci confondiamo, per distanziare le aule, per chiudere le aule, o il cartongesso, quello che è, gel sanificante, eccetera, eccetera. Quindi volevamo chiedere appunto alla Giunta, se, visto che sappiamo appunto che il governo ha messo a disposizione dei soldi per tutti i comuni, e volevamo sapere se il Comune di Empoli ha partecipato ai bandi PON, così si chiamano, per questi interventi di edilizia scolastica leggera, e scrivevamo, perché ancora non avevamo partecipato alla commissione, se non avesse partecipato se ne chiedono le motivazioni. Sappiamo che il Comune ha partecipato, però volevamo ripeterlo in questa sede, e poi vuole sia per il Comune di Empoli lo stato di attuazione della comunicazione dei dati relativi all'implemento della piattaforma Cruscotto, che è quella piattaforma messa a disposizione dal MIUR per poter stabilire scuola per scuola in tempo reale quali sono qual è l'effettiva capacità di ogni aula. Si voleva sapere insomma se questo strumento informativo, che noi troviamo estremamente intelligente e di aiuto, è stato utilizzato. Grazie. Grazie a lei. Prego Bellucci. Per quanto riguarda la piattaforma informativa regionale, abbiamo verificato che entrambi gli istituti scolastici, istituto est e istituto ovest, hanno provveduto alla trasmissione delle misure adottate per ottemperare alle indicazioni previste dal piano scuola. Inoltre, il Comune ha già iniziato i sopralluoghi per verificare gli interventi richiesti dai presidi, che consistono in demolizione pareti, ricostruzione pareti, chiusura delle porte, ripristino camminamenti esterni, perché come sapete le entrate e le uscite sono state oggetto di interesse per questo Covid, e quindi stiamo a cercare tutte le possibilità per evitare la vicinanza appunto delle entrate e delle uscite. E detto questo, per quanto riguarda la piattaforma Cruscotto, non abbiamo ancora avuto accesso a questa piattaforma, però
il Comune di Empoli aveva tutta una serie di telemetrie e di documentazione, tra l'altro aggiornate, quindi non abbiamo avuto nessun problema a verificare tutte le richieste fatte dai presi. Però detto questo, appena sarà finito tutte le variazioni, le modifiche che sono in atto ora per rendere sicure tutte le nostre scuole quando apriranno, sarà naturalmente nostro onere di aggiornare appunto la piattaforma di scuola. Tra l'altro, anche per dirvi i tempi, siamo qui così tutti hanno i bambini, figli, eccetera, abbiamo già fatto tutte le verifiche anche con lo strutturale, l'ingegnere, è tutto a posto e quindi io penso che già dalla settimana prossima si comincia a fare qualche intervento nelle scuole. E siamo già partiti anche sui vialetti esterni. Come mai non ho capito perché non avete avuto accesso alla piattaforma? Qual è stato? Non è semplice avere accesso a questa piattaforma. E quindi mi sono confrontato anche con altri assessori di altri comuni e anche questi altri assessori non hanno avuto la possibilità dell'accesso. Quindi io mi sono fidato, devo dire la verità. Quindi avendo tutta la nostra documentazione catastale, abbiamo lavorato sul nostro, ma sarà veramente, dal momento che questa piattaforma esiste, può servire, da ora in poi inserire tutte le modifiche che verranno fatte a fine lavoro. Così avremo tutta la situazione aggiornata. Sì, perché visto, senza nulla togliere, a chi ha fatto i conteggi, per l'amore del cielo, no? Saranno sicuramente giusti e tutto, ma visto che esiste, è stata creata appositamente proprio per strutturare in tempo reale ogni aula, ogni spazio relativo ad ogni scuola, insomma, mi sembra comodo usare. Però, ma sicuramente... Sì, però non siete riusciti, capito? Noi come comune, ma molto probabilmente gli istituti comprensivi l'avranno fatto loro, perché sono stati loro a darti le soluzioni. Perché noi siamo solo, diciamo, il braccio operativo. Loro ci hanno chiesto le modifiche da fare, noi abbiamo verificato se era realizzabile, abbiamo visto che era tutto realizzabile, quindi siamo andati. E sappiamo che loro hanno, come ho detto, informato, cioè hanno trasmesso tutta la piattaforma informativa regionale. Se poi la piattaforma regionale è collegata al cruscotto, non lo so. Quindi, Ho capito. E volevo chiedere un'altra cosa. Se non sbaglio, l'altro giorno in commissione il sindaco diceva che è chiaramente... 230.000 euro sono un aiuto buono, però chiaramente non risolvono tutti i problemi. No. Quindi se non sbaglio diceva che sono stati messi altri soldi dal comune. Metteremo fondi propri metteremo fondi propri dove non arriveranno 230.000 euro. Ecco, quindi andiamo avanti fino all'esaurimento di questi 230.000 euro e poi, quindi non il comune mette subito dei soldi, ma andiamo all'esaurimento. Prima esaurimento 230.000 euro e poi se mancano non si tiene chiusa la scuola. Eh no, quello che forza. Va bene, la ringrazio. Grazie. Andiamo all'interrogazione numero 7, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle relativa a testamento in favore dell'associazione Aristo Gatti e associazione Arca. Prego Baldi. Allora, ho fatto questa interrogazione perché abbiamo accettato questo testamento ormai diversi mesi fa e non abbiamo più saputo niente, c'erano varie cose in ballo tra la ristrutturazione del canile, il rifacimento completo del gattile, un'eventuale impugnazione dei parenti, che il giorno del consiglio c'era un parente che, insomma, eravamo tutti presenti, che andò via non molto contento, eccetera. Non abbiamo più saputo niente. Quindi volevamo un attimo sapere a che punto era questa cosa e nella fattispecie se è stato redatto un progetto per la costruzione del nuovo gattile, se sì, se è stato fatto, se il progetto è stato condiviso con la presidente dell'associazione Aristo Gatti, se esiste un progetto per l'ammodernamento del canile, perché ricordo che la signora aveva lasciato i soldi per cani e gatti, ma il canile già esiste, va solo riammodernato, mentre il gattile va rifatto ex novo. E se la gestione degli immobili, che erano compresi nell'eredità insieme a una cifra in soldi liquidi, compresi nel testamento, è stata affidata ad un professionista per la gestione. Insomma, un po' di informazioni per tenerci informati, ecco, su cosa sta succedendo. Grazie. Buonasera, intanto abbiamo subito le informazioni.
informati, non è stato un quale bisognerebbe veramente aprire dei gruppi su Facebook, ma non è possibile. Rispondo molto volentieri a questa interrogazione, perché io mi vanto di aver avuto la tessera numero 0. Ah, la 1 è dopo la 0. Hai fatto se l'avessi detto 1. È la 0, la 1 crea la 0. Sicché è bellina questa cosa, perché quando nacque questa associazione era assessore all'ambiente ed è in mano perché non c'è questa associazione di questo gatto, quindi c'è un rapporto da sempre molto molto bellino. Tra l'altro in questa stanza la mia gatta presa al gattile in settembre per la migliore gatta bastardina, vedi, quante volte la visa. Così. No, perché i gatti calvano un po' tutti, non è che c'è qualcuno che la prima. Io i gatti li adoro, però ci sono delle regole. Allora, per quanto riguarda questo, io ho parlato con Tiziana. Tiziana è stata forse una delle prime quattro che ho ricevuto in questo nuovo mandato, perché Tiziana aveva un po' l'idea come potesse da avere, e la signora ci ha dato soldi, quindi quando è che si fa? Non è esattamente a questa maniera, sono delle procedure, ce l'aspettavamo, il fatto che qualcuno impugnasse l'atto, gli atti, questo atto di donazione, perché è un atto che ha fatto un po' discutere, qualcuno l'ha trovato eccessivo, qualcuno diciamo, questo non ci riguarda. Però i parenti hanno ritenuto di fare delle eccezioni, e quindi c'è un ufficio, la dottoressa Utilia Proietti Lulli se ne occupa, e le garantisco, consigliera, che come assessore io e anche Valentina Torrini, da questo punto di vista, pressiamo gli uffici perché le procedure vengano accelerate, ma ci sono delle procedure da seguire e non possono essere scavalcate o non tenute di conto. Quindi ora dopo le leggerò anche la nota che mi ha fatto proprio la dottoressa Proietti, che mi dice che in data 7 luglio, quindi giorni scorsi, è stato sottoscritto ai rogiti del notaio Ferriccioni di Empoli l'inventario dei beni ereditati. Entro fine luglio è in programma la presentazione all'Agenzia delle Entrate della denuncia di successione. Completate queste formalità sarà possibile adoperarsi per lo svincolo delle somme depositate, polizze, fondi e conto corrente a favore del Comune, e per la definizione di interventi presso il canile di Gattina rispetto degli atti di programmazione generale di questa amministrazione. Al momento, questa è un'ulteriore risposta a quello che diceva lei, la gestione di immobili in eredità non è stata affidata a un professionista. Quindi noi stiamo andando avanti perché vi garantisco che è il nostro interesse, per quanto riguarda la cosa che diceva all'inizio, noi abbiamo accettato, non potevamo non accettare, perché l'ente non può non accettare un'eredità di questo. L'abbiamo accettata, stiamo gestendo gli atti nel rispetto della norma. Come assessore non me la sento di andare anche a valutare certi atti, perché credo debbano rimanere la sfera più tecnico, professionale, verrebbe a dire, che non politica. Da un punto di vista politico siamo ad attendere il momento nel quale poter intervenire per agire, appunto, secondo le volontà della signora, che è stata generosissima, poter intervenire in tre settori, cani, gatti, e devo dire anche in un altro settore che a lei in questo momento forse non le dirà molto, ma lo dirà il Consiglio, noi abbiamo anche l'obbligo, una volta che diventeremo proprietà, di andare a sistemare qualche proprietà. Per esempio, in zona marcignana, un'abitazione nella quale abitava la signora è attaccata all'abitazione di un'altra, e quindi quando noi diventeremo proprietà andremo a fare gli interventi di pulizia, e le garantisco che prima si può intervenire, che prima mi levo un pensiero, perché è una promessa che ho fatto alla signora. Per quanto riguarda cani e gatti, le dico questo, consigliera. Allora, per quanto riguarda il canile, negli anni è stato fatto molto nel canile. Nel 95 trovai un canile che era molto diverso da quello che oggi sono stati fatti gli interventi. I volontari sono incomiabili sempre, perché tendono un migliore. Lei si ricorderà che c'è stata una fase nella quale fu varata una legge che prevedeva il canile rifugio, il canile vero e proprio. Credo che qualche passo avanti si sia fatto, e ora se ne possono fare altri anche con questi soldi. Per quanto riguarda i cattivi, in cattivo non c'è un progetto. Anche perché sarebbe stato abbastanza pleonastico andare a perdere energie in un qualcosa che non era certo ci fosse. Teoricamente potrebbe anche succedere, poteva succedere, o credo potrebbe ancora succedere, che questo atto impugnato possa portare le risorse economico-finanziarie verso altri riti rispetto a quelle del Comune di Empoli. Abbiamo un'idea, ma se gliela devo dire tutta, io per esempio per quanto riguarda il Gattile, tendenzialmente non sono favorevole alla struttura, cioè secondo me, ma ne parleremo, coinvolgeremo naturalmente l'associazione di Stogatti, non soltanto Tiziano, ma credo tutti i volontari, perché dovremo ragionare insieme. Io per esempio sono dell'avviso che un gattino non possa essere un canile in miniatura, perché dovremo tenere di conto se ci sono ancora delle colonie. Quindi a me piace pensare per esempio a un gattile diffuso,
potrebbe essere una serie di interventi che vedono un intervento centrale da qualche parte, più degli interventi in quelle che sono le colonie, perché come lei insegna, il gatto è diverso dal cane, non ha bisogno di un luogo dove, anche per stazza, forse è meglio poter intervenire in alcune colonie. Spero che ci siano ancora le grattare, provavamo anche qualche anno fa a, in qualche modo regolamentare, ma prese in un'altra strada, però sono utilissime perché ci indicano dove sono queste colonie feline, ci aiutano a poterle controllare dal punto di vista delle sterilizzazioni e della cura, e quindi sarà un dibattito da fare, diciamo così, perché è evidente che non andremo a fare un gattile tanto per fare un luogo in maniera, come dire, a sé, dobbiamo tenere di conto di chi lavora tutti i giorni con questo animale, anche perché poi la situazione ha espresso la volontà e credo che anche se invece di prendere tutti i gattini potessimo prendere in cura qualcosa che serve per curare i gattinari. È un ragionamento da fare, però lo faremo un secondo dopo che saremo certi che questi soldi sono a disposizione non dell'assessore Margoncini, ma della collettività, e il comune non può, anzi deve, può farlo male, deve farlo bene, deve spendere in maniera nuova, chiara, coinvolgendo il più possibile. Grazie assessore Marconcini, prego Baldi. Allora, intanto mi dispiace, mi è dispiaciuto molto l'incipit del suo intervento, perché nessuno ha mai dubitato, né io tantomeno detto che state perdendo tempo, ho solo chiesto cosa sta avvenendo, visto che sono passati tanti mesi. Lei mi dice ci vuole tanto tempo per fare le cose. Lo so. Io gli ho detto che le ha detto però, di perdere tempo. Insomma, vabbè, è una cosa mia, non mi è piaciuta. Comunque, mi è piaciuta, no? Lo posso dire? Tante cose mi piacciono. Vabbè, ma lo posso dire? Ma lo posso dire? Ma non riferendo a una cosa ho detto io e non l'ho detto. No, io ho detto che non mi è dispiaciuta, tra l'altro sono stata anche, ho detto mi è dispiaciuta, e sentire... Io devo rispondere. Allora, dunque, per quanto riguarda questa cosa la voglio chiedere subito, sono il medio. Quindi è stato impugnato o no? Non ho capito come. È stato impugnato o no? Direi hanno provato a fare un atto di. Però penso che stiano andando avanti, e onestamente non è che conosco gli altri processuali, magari può una la dottoressa e le spiega perché. Io non so se questa cosa sta andando avanti a favore loro o nostro. Penso stia andando avanti a favore del comune, perché credo che è stato segnato ad oggi, penso di poter dire, però come lei insegna, la legge italiana è abbastanza variopinta e quindi potrebbe anche essere. Al momento che sarà nella nostra piena disponibilità il patrimonio della signora, le garantisco che un minuto dopo inizieremo a lavorare. Poi se lei come consigliere può fare degli atti, può dare una spinta al processo, io lo faccio. No, io penso di non poter purtroppo incidere in questo, solo chiedere. Dobbiamo aspettare. Sì, credo che sia necessario sicuramente chiedere, coinvolgere più che chiedere agli aristocrati. Io ho segnato il nome del presidente perché ovviamente è lei che risponde dell'associazione. Poi è chiaro che ci sono tutta una serie di volontari che sono lì giorno e notte quasi. Non mi trovo d'accordo. Quando parla non mi trovo d'accordo in parte, diciamo, quando parla di gattile diffuso, usato, se non mi sbaglio, questo tipo l'hotel diffuso, no? Perché è vero sì che ci sono le colonie, tra l'altro non c'è neanche bisogno di chiedere le gattaie, perché le colonie sono comunque tutte gestite dagli aristocrati, quindi sono loro che comunque poi danno il mangiare, le gattaie vanno a prendere il cibo agli aristocrati, quindi sanno benissimo tutte le colonie feline quali sono in tutto il circondario. Quindi, però è altresì vero, ne abbiamo parlato anche altre volte, anche nell'ultimo nel Consiglio Comunale, quando abbiamo parlato di questa cosa in commissione, insomma, che il gatto non è nell'immaginario un po' comune di chi non conosce il gatto come animale, infatti insomma mi stranisce un po' che lo dica lei, visto che i gatti invece li conosce. Non è vero che il gatto, come si dice, lo lascio solo, poi lo mangia la lucertola e sopravvive, no, non è così. Ma dove l'avrei detta io questa? Oddio. No, perché abbiamo pazienza, lei mi fa dire cosa ho detto. Se mi fa finire di parlare. Se finire, dice, lo sono detto. Ma se mi fa finire di parlare. Non mi tocca più a me dopo, che le fotti che vuole. Allora,
E sto dicendo, quindi non è che il gatto non ha le colonie feline, non hanno questa, secondo il mio punto di vista, da gattare, da amante degli animali, le colonie feline non hanno tutto, anzi, secondo me dovrebbe esistere il meno possibile, cioè al contrario di quello che ha detto lei l'altra volta. Perché il gattile è fondamentale che ci sia come struttura, e anche non tanto per esserci, ma proprio una struttura bella grande e complessa, proprio perché ha bisogno di curarli anche questi animali. Però non voglio stare di tutto quello che ho detto l'altra volta, ci sono i gatti, ci sono i piccolini che devono stare in quarantena, ci sono quelli malati, ci sono quelli aggressivi, ci sono quelli che non possono essere collocati nelle famiglie. Insomma, sono talmente tante le varietà di animali, come del resto degli esseri umani, i cani e tutto il resto. E quindi, secondo me, ecco, io sì, è vero, le colonie feline sono anche loro importantissime, perché fanno un lavoro sociale molto importante, però è più importante un gattile. Io farei il gattile più grande e meno colonie. Se ne ragionerà poi quando siamo nel dibattito. Sì, speriamo di poter ragionare tutti insieme, perché visto che siamo a farlo, quando sarà il momento, sarà giusto. Dunque, interventi extra, sì, lo sapevo perché ce l'aveva già detto, queste cose delle pulizie delle case, quindi so benissimo, però avevamo detto all'ultimo minuto, consigliera, aggiunto perché c'erano state le interruzioni. Sì, grazie Presidente. Sì, comunque ho concluso, volevo solo dire questo, avevamo magari detto che gli affitti degli immobili potevano servire. Ah, poi volevo anche dire una cosa, magari gli affitti degli immobili potevano utilizzare per andare avanti appunto. Cioè, ripeto, quando saremo in possesso nella proprietà delle beni. Sì, sì, ma quello mi faccia buttare questa cosa, c'ho gli ultimi 30 secondi forse. Siccome io non l'ho rammentato perché non era scritto espressamente sul testamento, però ci sarebbe anche il CETRAS, un'altra associazione importantissima. Chissà se ci si farà in tutti questi soldi, affitti, cose. Bisogna vedere se la volontà della signora, cioè noi non si possono spendere quei soldi. Lo conosceva forse. E se non lo conosceva non è che ci si può fare qualcosa. Cioè, no, però magari... Regole, se no, la stessa voglia non potrebbe dire, ci sono anche altre associazioni, se ne ragionerà. Sì, vabbè, qui si parla di animali, c'è queste tre, diciamo, quelle più, che sono più importanti e che fanno soprattutto un lavoro importante per tutti gli 11 comuni e per tutta Empoli, sono questi. Perché beh, siamo l'unico comune che sta per finire a firmare una convenzione e gli altri comuni non ce l'hanno. Non ce ne parlerà in commissione. Certo, volentieri. Non siamo un barbaro. Grazie. No. Grazie consigliera, grazie assessore. Abbiamo concluso l'ora delle interrogazioni, quindi ne rimangono due che quindi saranno all'ordine del giorno del Consiglio del 28. Andiamo al punto numero 10. Verbale della seduta del Consiglio Comunale numero 1 del 26 febbraio del 2020, approvazione. Chiedo ai consiglieri se ci sono delle osservazioni. Non ve ne sono. Scusa un attimo, l'8 e il 9 mi sono portato soltanto, stavo guardando il regolamento. Allora, punti 8 e 9, e devi nominare scusate. Procedo alla nomina degli scrutatori, che sono Cioni Ramazzotti, Cioni Simona Ramazzotti e Battini. Non ci sono osservazioni sul punto 10, quindi scrutatori, quanti sono i votanti? 22 votanti, torna Rita. 22 votanti favorevoli, maggioranza, contrari, nessuno, astenuti. Anna, ok, tutta l'opposizione. Punto numero 11, verbale seduta del Consiglio Comunale numero 2 del 24 aprile 2020, approvazione, chiedo se ci sono osservazioni, non ve ne sono, votanti sempre 32, sempre 22, se no sarebbe aumentata, 22 favorevoli, maggioranza, contrari, nessuno, astenuti. Tutta l'opposizione.
Andiamo al punto numero 12. Approvazione convenzione e regolamento del sistema museale diffuso Empolese Valdelsa, ovvero MUDEV. Prego, Assessore Terreni. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, come abbiamo già approfondito in commissione con la dottoressa Gelli e con la dottoressa Bellini, abbiamo presente l'approvazione del regolamento e la convenzione del sistema museale dell'Empolese Valdelsa. Il sistema museale unico dell'Empolese Valdelsa è una convenzione nata tra i sindaci appunto dell'Unione nel 2017 e nasce da una precedente evoluzione appunto in cui gli 11 comuni avevano maturato dai due precedenti sistemi museali, quindi le Ferie del Rinascimento e il sistema museale dell'Empolese Valdelsa Fiorentina, di unire diciamo questi due sistemi con lo scopo unico di promuovere il patrimonio culturale, i beni culturali del nostro territorio attraverso progetti didattici, turistici e penso anche a progetti passati che sono stati fatti appunto dal 2017 fino ad oggi, il biglietto unico del sistema museale, del passaporto del pellegrino, dove con un unico biglietto si possono visitare per circa 21 musei dell'Empolese Valdelsa, una validità di un anno circa, ma anche in tutta il sito, tutta la parte come dire, telematica del sistema museale, quindi con l'aggiornamento costante della pagina del sito, del MUDEV, con i percorsi sul territorio, e il festival delle narrazioni popolari e impopolari, che in questo momento, in questo periodo, è come dire, in vigore, e viene fatto in maniera telematica, tramite radio, purtroppo in loco nei musei, quest'anno doveva essere a Gambassi, si doveva svolgere a Gambassi, ma per le normative anti-Covid non è stato possibile. E ovviamente il progetto forse più importante è il Museo dell'Alzheimer, che è un progetto molto interessante che coinvolge anche le RSA della nostra città e del nostro territorio. Attualmente il sindaco con la delega della cultura dell'Empolese Valdelsa ovviamente è Giacomo Cucini, il sindaco di Certaldo. Noi andiamo appunto a cambiare e a presentare questa nuova convenzione proprio perché cambierà il comune capofila, quindi da Montelupo Fiorentino diventerà Empoli ed è per questo che viene presentata la convenzione, in cui è ribadita una durata quinquennale della convenzione, in cui non viene specificato il comune capofila, questo per motivi di praticità, quindi per evitare che nella prossima convenzione si vada appunto a correggere questo dato, viene inserita all'interno della convenzione la figura del conservatore, e questo mi ricollego poi al regolamento perché è proprio richiesta da parte della Regione Toscana, quindi una figura che ovviamente è all'interno diciamo del comitato scientifico dei musei dell'Empolese Valdelsa, sarà la rotazione. E poi appunto il regolamento che individua, queste sono come dire questioni tecniche, regolamenti richiesti dalla Regione Toscana per entrare a far parte, per partecipare, scusate, ai bandi che la Regione Toscana poi mette a disposizione. E attraverso questo regolamento, appunto, come vi ho detto prima, si designa il conservatore, che sarà a rotazione tra i già precedenti direttori scientifici dei nostri musei, e più si definisce anche altre questioni, tra cui la tariffa di biglietto unico e gli organi presenti all'interno del sistema museale dell'Empolese Valdelsa. Viene anche richiesto, tra l'altro, dalla Regione Toscana lo staff tecnico amministrativo, quindi responsabile tecnico amministrativo individuato dal sindaco del comune capofila e personale amministrativo dei comuni aderenti disponibili e responsabile della comunicazione. Insomma, queste sono cose che sono già, diciamo, attuate, cioè esistono già, e quindi si vanno tranquillamente a definire nella convenzione come richiesto dalla Regione Toscana. No. Grazie, Assessore Terreni. Apriamo gli interventi sulla delibera. Ci sono interventi, consiglieri? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Pagni?
Ah, ok. Mari, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Concluso, il nostro sarà un voto favorevole perché in commissione è sembrato che oltretutto il gruppo ha dato anche dei suggerimenti che sono stati appresi, che abbiamo notato sulla correzione tecnica del regolamento. Abbiamo comunque fatto delle domande, la dottoressa, la responsabile dei musei, è stata veramente precisa, disposta a riparlare anche successivamente, e mi sembra interessata anche a quei pochi spunti che abbiamo potuto dare in quell'occasione, quindi non abbiamo nessun tipo di problema a votare a favore, anzi, bene che ci sia, lavoriamoci, perché il lavoro da fare è tanto, lo sappiamo le difficoltà che possano avere i nostri musei. Dobbiamo attenzionare ancora di più per creare comunque un movimento e un giro che siamo convinti comunque anche il nostro territorio possa avere. Quindi esprimeremo un voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Masi, sono alla dichiarazione di voto. Passiamo dunque alla votazione, scrutatori, votanti. Sempre 22? No. 23, perché è per Capagni. Favorevoli? Maggioranza, buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle. Contrari? Nessuno. Astenuti? Lega e Fratelli d'Italia. La delibera è dunque approvata. Andiamo alla mozione numero 13, mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, relativa a trasporti pubblici, eliminazione barriere architettoniche. Chi la presenta? Di Rosa, prego. Grazie Presidente. Questa mozione, appunto come dice l'oggetto, è relativa ai trasporti pubblici e in particolare è volta a eliminare le barriere architettoniche, quindi è più legata a un problema infrastrutturale. Scusate, sento un ritorno dell'audio, non so se va bene. C'è qualche... Ok. Sì. Vabbè, continuo, ok. E quindi legato alle barriere architettoniche è più un problema infrastrutturale che più sociale, però questo non vuol dire non ci abbia dei riverberi, delle conseguenze sull'ambito sociale, perché la mozione va a richiedere un impegno dell'amministrazione nel eliminare queste barriere architettoniche che purtroppo ancora sono presenti sul nostro territorio, nonostante ci sia una normativa risalente al 96 in materia. Ci sono purtroppo ancora presenti delle fermate che non hanno dei marciapiedi idonei, cioè non sono costruite ad un'altezza tale da consentire l'utilizzo della rampa estraibile da parte del bus. Ma oltre a questo, il sistema del trasporto pubblico locale presenta una pluralità di carenze, le principali delle quali sono più legate al gestore. Infatti mi riferisco a problematiche relative all'organizzazione delle corse,
problematiche relative ai mezzi di trasporto che spesso sono vetusti e sono inquinanti. Ora io mi limito a scrivere questa mozione per quanto è di diretta competenza dell'amministrazione locale e quindi mi limito all'aspetto infrastrutturale per far sì che si possano rimuovere le barriere architettoniche o meglio nei progetti futuri che ci siano per il territorio empolese relativi al sistema di fermate per il trasporto pubblico locale, che questi che i marciapiedi coinvolti possano essere costruiti secondo la normativa. E vorrei poi, dicevo prima, che riguarda l'aspetto infrastrutturale, però c'è poi anche la conseguenza sociale, che è quella dell'inclusività della persona diversamente abile, o meglio del favorire una pari fruizione del servizio del trasporto locale per tutta la popolazione empolese. Questa perché se il marciapiede non è costruito in modo adeguato, conseguentemente la rampa del bus in questione non può essere utilizzata e conseguentemente le persone affette da disabilità non possono ben fruire del servizio. Quindi dicevo, è una tematica infrastrutturale che poi ha anche le sue conseguenze per quanto riguarda la persona, garantire una dignità alle persone coinvolte, garantire un pari accesso ai servizi a tutta la popolazione. Poi vedrete che nell'impegnativa poi ci sono diversi punti, si rimanda anche anche all'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per quanto riguarda le questioni di competenza della loro competenza, perché il tema del trasporto pubblico purtroppo è un tema che non riguarda come competenza non riguarda solamente Empoli, in alcuni casi viene coinvolta addirittura la regione, quindi è un tema abbastanza complicato e per quanto possibile si cerca di coinvolgere i più enti che hanno competenza. Ecco, avrei concluso, poi chiaramente ora si apre la discussione, se ci sono delle osservazioni da fare sono ben disponibile. Grazie. Grazie consigliera, come ha anticipato si apre la discussione, ci sono interventi, Falorni prego. Grazie Presidente. Allora, noi vorremmo chiedere che questa mozione fosse portata in un'apposita commissione, anche perché i tempi della consulta ancora probabilmente saranno un po' più lunghini, un po' come prevede l'impegnativa numero 4, tra l'altro, poi di parlarne appunto in commissione e di affrontare eventuali anche segnalazioni che gli utenti hanno mosso per la corretta esecuzione del trasporto. Si ritiene, siccome è un argomento su cui vorremmo un attimino più dibattere e discutere anche in maniera più approfondita, non solo poi nella serie di discussione che si fa prettamente in aula consiliare, perché vorremmo un po' approfondire questi temi e cercare di, come si suol dire, sì, proprio approfondire definitivamente un po' tutte queste che sono le cose che eventualmente appunto non vanno, quello che possono essere le cose che si possono migliorare. Per cui, ecco, noi come maggioranza facciamo questa proposta. Grazie. Chiederei alla proponente, consigliera Di Rosa, di intervenire in modo da esporre le intenzioni rispetto al destino della mozione.
Allora, grazie Presidente, grazie anche al collega per essere intervenuto. Chiaramente portare l'atto in commissione vuol dire ritirarlo in questo momento. Se avete ben letto, al punto 4 c'è già scritto che vorremmo comunque convocare una commissione competente, che potrebbe essere a mio avviso la seconda e la terza. Quindi si era già previsto questo. Al massimo posso proporre di emendare il testo, se vi aggrada, e votarlo mantenendo questo punto sulla commissione consiliare. Così almeno l'atto viene votato e si farà questa commissione, ma almeno alla commissione abbiamo un testo di partenza che ha un qualcosa, almeno nelle premesse, di scritto di intenzione di quello che si deve fare in commissione. Poi il resto tutto si potrà discutere in un secondo momento. Comunque, ecco, giusto per precisare, i primi punti alla fine sono molto generici, si chiede di applicare la legge e di tener di conto delle problematiche dei disabili. Però ecco, mi rendo conto che se si preferisce fare la commissione prima della votazione, forse un'alternativa potrebbe essere questo, di lasciar fare gli altri punti e votare il testo lasciando il punto 4, punto 5, me lo emendate in questo modo, ma così perlomeno abbiamo delle premesse, abbiamo delle norme di riferimento che ci consentono in commissione di indirizzare un attimo la discussione. Quindi di fatto mantiene la mozione? Allora, di fatto mantengo la mozione, e se il consigliere mi vuole fare un emendamento lasciando solo il punto 4 o il punto 5 o anche solo il punto 4, per me va bene, così almeno arriviamo in commissione con un testo anche scritto molto, molto generico, ma perlomeno abbiamo un punto di partenza su cui discutere. Prego, consigliere Falorni. Lo ripeto perché avevo lasciato il microfono spento, scusate. Sì, grazie Presidente. No, noi volevamo parlare della mozione interamente così com'è in commissione. Non capisco perché c'è sempre questa causa ostativa di quando chiede la maggioranza di mandare qualcosa in commissione, c'è sempre un no schietto da parte dell'opposizione. Questa mozione ci interessa proprio approfondirla, magari anche con i diretti interessati e con delle persone da invitare in sede di commissione per ragionarne. Per cui, se non viene portata a commissione, il nostro voto sarà contrario. Grazie. Grazie, consigliere. Poggianti. Capogruppo Falorni, il problema è che invece quando una proposta viene dalle opposizioni si cerca sempre di arenarla all'interno delle commissioni, e questo è il problema, per confonderne la paternità o comunque anche le buone intenzioni. Ed è il motivo per il quale sosteniamo che sia possibile trasformare la mozione, e qui la proposta che avanzo, Presidente, in ordine del giorno. Ordine del giorno, quindi ne cambia la natura, non più atto vincolante, ma atto di indirizzo. Un atto di indirizzo che ci porterebbe in commissione. Però non è possibile, perché quando ci si appella ad un luogo per una maggiore discussione, voi stessi siete responsabili del ritardo della commissione di disabilità,
della consulta della disabilità, poi si viene in quest'aula che è il luogo principe sovrano della discussione e se invece si chiede di rinviarla in commissione laddove ci sono delle buone proposte, delle buone intenzioni da parte delle opposizioni, a prescindere che si sia in piena o lontana campagna elettorale. Penso che una mozione così come è stata strutturata sia valida da poter essere un testo base per una discussione più ampia in sede di commissione. Pertanto, Presidente, formalizza a nome del gruppo la richiesta del cambiamento di qualifica dell'atto da mozione a ordine del giorno accompagnatorio ad una commissione a cui siamo disponibili ad andare e ci autoemendiamo, Presidente, ci autoemendiamo l'attuale quindi ordine del giorno mantenendo soltanto il punto 4. Quindi chiederei all'Aula di esaminare l'atto, se possibile, se poi deve essere messo per iscritto lo metto anche per iscritto, ma lo mettiamo per iscritto. Però chiediamo di cambiare la qualifica dell'atto da mozione a ordine del giorno accompagnatorio e delle impegnative a rimanere soltanto il punto 4. Così è chiaro e palese che questo atto che ha presentato la collega Di Rosa è un atto accompagnatorio ad una commissione, ad una discussione più ampia e non c'è motivo e sorta per cui la maggioranza non possa condividere delle buone intenzioni. Grazie. Allora, grazie consigliere. Il parere contrario a portarlo in commissione da parte di chi l'ha presentato era recepito, cioè se chi la presenta non è favorevole a portarla in commissione, evidentemente non si porta in commissione. L'ordine del giorno? Come? Sì, secondo le modalità che aveva richiesto Falorni, intendevo. L'ordine, possiamo trasformarla in ordine del giorno, non può essere accompagnatorio, perché accompagnatorio è a una delibera, quindi è un ordine del giorno. Vi chiedo però di presentare un atto scritto in modo tale che si possa integrare, perché semplice sì, perché a voce scritto i presentatori. Allora, se siete d'accordo potremmo andare, sospendiamo? Va bene sospendere? Va bene, 5 minuti.
Riprendiamo. Sì, prego, Cioni. L'emendamento al capogruppo e all'assessore che era qui presente, alla presidente ovviamente dell'altra commissione, di andare in commissione con questo ordine del giorno esattamente, nelle due commissioni congiunte, coinvolgendo anche gli assessori competenti, e di rimandare, e quindi non ritirare, ma rimandare la discussione di questa mozione al primo consiglio comunale utile dopo la commissione. Ci impegniamo di convocare la commissione con i tempi che ci sono entro il mese di luglio e poi al consiglio successivo, senza specificare date, questa andrà in commissione. Tutti i soggetti coinvolti, proponente, hanno accolto questa proposta. Grazie. Ci tengo a ringraziare la presidente Beatrice Cioni per questa mediazione. La presidente, l'altra presidente Cioni ha detto che sì, una commissione congiunta delle due Cioni, ha detto che va bene, quindi possiamo procedere. Allora andiamo al punto numero 14. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa ad assegnazione onorificenza di cittadinanza onoraria per tutto il personale sanitario che ha lavorato nei reparti dell'ospedale San Giuseppe di Empoli dedicati alla cura del Covid-19. Sì, chiederei al presentatore Battini di presentare la mozione con l'integrazione che ha già presentato e che è stata consegnata. Dopo la sua presentazione abbiamo anche un emendamento che è stato presentato da Fratelli d'Italia che poi farò presentare. Prego Mattia. Grazie Presidente, vado a presentare la mozione che ormai depositata da un po' di tempo per l'assegnazione dell'onorificenza onoraria, della cittadinanza onoraria a tutto il personale sanitario dell'ospedale San Giuseppe di Empoli che ha lavorato all'interno dei reparti dedicati alla cura del Covid-19. Durante questo periodo, dal deposito fino ad oggi, mi sono state presentate diverse osservazioni riguardo inadeguatezza, però una sorta di ingiustizia nei confronti giustamente degli operatori del servizio civile, delle tantissime associazioni, l'associazionismo presente sul nostro comune, nel comune di Empoli, per quanto riguarda sempre l'attività che hanno svolto all'interno del periodo di lockdown e che quindi non, all'interno della mia mozione non veniva citata, perché giustamente anche loro hanno bisogno ed è giusto che a loro venga riconosciuto un merito per l'importanza del lavoro che hanno svolto all'interno di questo periodo per quanto riguarda le varie attività che sono andati a fare. Noi personalmente, anche come gruppo Lega di Empoli, ci siamo impegnati per la consegna delle mascherine a domicilio, pensiamo anche alla consegna dei pacchi spesa, pensiamo al trasporto, alla cura, all'assistenza dei degenti che ogni giorno metteva a stretto contatto i volontari delle diverse associazioni con i potenziali contagiati da Covid-19. E questo è sicuramente stato uno sforzo che, unito al lavoro, l'impegno che ha profuso anche il personale sanitario all'interno dell'ospedale, mi fa pensare che effettivamente la mozione presentata da me in origine fosse effettivamente incompleta, e quindi ho ritenuto giusto integrarla con una parte di testo questa sera per rendere giustizia, rendere omaggio anche alle persone facenti parte del vario associazionismo
di volontariato per il servizio civile di Empoli, che giustamente hanno svolto un lavoro importantissimo nella nostra città, e quindi credo che sia giusto cambiare anche l'impegnativa della mia mozione, che prevedeva l'assegnazione dell'onorificenza per cittadinanza onoraria. Credo che sia giusto modificarla in una cosa più inclusiva, che possa includere tutti coloro che hanno lavorato nel periodo di lockdown a stretto rischio col contagio per Covid-19, insomma modificarla come specificato nell'ultimo punto dell'integrazione del testo, in una intitolazione, nell'intitolare uno spazio nei tempi, nei modi più ritenuti opportuni dall'amministrazione comunale, questo è ovvio, agli eroi della sanità. Una terminologia che ho scelto di adottare perché ritengo che sia la più adeguata e la più inclusiva per tutte le categorie che poi hanno lavorato in questo periodo e per quanto riguarda appunto la cura e l'assistenza di tutti i nostri cittadini che hanno richiesto un aiuto nel periodo del Covid, del coronavirus. Quindi quello che vado a presentare oggi è un atto che ritengo sia doveroso da parte di questo Consiglio Comunale, un atto che ritengo sia doveroso approvare per riconoscere un merito a queste persone e per farle rimanere impresse nella storia della nostra città. Ritengo che appunto la nostra città abbia una importantissima struttura ospedaliera che racchiude anche e aiuta le persone di altri comuni, di tutto il circondario, e quindi penso che il lavoro svolto dalle persone da me citate nell'atto sia ancora più importante per quantità e per qualità, visti e considerati poi i risultati raggiunti, i traguardi raggiunti all'interno dell'assistenza, del periodo di emergenza. E quindi penso che sia giusto mantenere alcuni punti, giustamente, della prima mozione e integrarli con questa modifica che ho presentato poco fa. E per quanto riguarda altre osservazioni, aspetto gli interventi di altri gruppi consiliari e vi ringrazio. Grazie consigliere Battini. C'è un emendamento presentato, oltre all'integrazione presentata dallo stesso Battini, c'è un emendamento presentato da Poggiatti, Fratelli d'Italia. Sì, non mi sembrava che l'avessi firmato te. E dov'è? No, non ce l'ho io. Bene, Pavese, prego. No, ma non mi è per Sì, grazie Presidente. Io lo leggo fondamentalmente. I sottoscritti Poggianti, Di Rosa e Pavese propongono tre emendamenti all'interno di questo documento. Modificare il titolo della mozione in assegnazione Sant'Andrea d'Oro 2020 a chi ha combattuto il Covid-19 nella città di Empoli. Il seguente emendamento, questa è la prima parte, si modifica il titolo. Il seguente emendamento, la parte 2, emendamento integrativo alla premessa. Ritenuto che, a seguito dell'emergenza sanitaria dichiarata con il lockdown del 9 marzo 2020, hanno messo a repentaglio la loro vita per garantire a tutta la cittadinanza i servizi pubblici essenziali, non soltanto i medici, ma anche gli infermieri, gli operatori sanitari dell'RSA e delle varie strutture sanitarie del territorio empolesi, farmacisti, membri delle forze dell'ordine, dipendenti pubblici comunali, associazioni di volontariato, gli esercenti dei servizi pubblici essenziali. Molti sono i soggetti e le categorie interessate che meritano un pubblico attestato di ringraziamento, stima e gratitudine nella lotta contro l'emergenza sanitaria ed economica procurata dal contagio Covid-19 da parte di tutta la cittadinanza empolese rappresentata da questa assise comunale. Il Sant'Andrea d'Oro rappresenta la massima onorificenza empolese che il Comune può assegnare una vasta platea di beneficiari sia a titolo individuale sia come categorie interessate. Si propone altresì di eliminare totalmente l'impegnativa, sostituendola con il seguente emendamento in due punti dopo il si impegna il sindaco aggiunto. Ora io non so con
l'emendamento del presentatore se poi torna tutto, onestamente, perché non ci aspettavamo un emendamento da parte del presentatore, un po' singolare. Assegnare il Sant'Andrea d'Oro 2020 all'Associazione Categoria dei Medici, Infermieri, Operatori Sanitari dell'Ospedale di Empoli, dell'RSA, delle strutture sanitarie empolesi, farmacisti, forze dell'ordine, esercenti, servizi pubblici essenziali, varie associazioni di volontariato del territorio, dipendenti pubblici comunali che hanno combattuto in prima linea il Covid-19 nella nostra città, garantendo a tutta la cittadinanza i servizi pubblici essenziali durante il lockdown. Ad invitare il governo nazionale, dopo gli sforzi macroscopici dei predetti operatori a fronte di mezzi insufficienti, ad elargire e garantire nella prossima legge di bilancio mezzi sufficienti, gratificazioni economiche e strutture idonee al comparto pubblico, in particolare sanitario e della sicurezza. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Pavese. Chiedo a Battini se accetta l'emendamento. Sì? Deve fare solo dichiarazione sull'accettazione, non è un ulteriore intervento. Sì, lo motiva chiaramente, certo. Sì, grazie Presidente. Mi porto il computer perché leggo una parte del regolamento del Sant'Andrea che è presente sul sito del Comune di Empoli. Il 30 novembre di ogni anno, in occasione del Santo Patrono della città di Empoli, si svolge l'assegnazione del Sant'Andrea d'Oro. Il premio, riconosciuto con delibera numero 1517 della Giunta Comunale il 22 novembre 1994, viene conferito dal sindaco nel corso della cerimonia ufficiale. Allora, quindi, si evince ben presto che il premio del Sant'Andrea d'Oro è conferito non dal Consiglio Comunale, non proviene da una delibera, da una decisione del Consiglio Comunale, ma dal sindaco stesso. Ora capisco che il gruppo Fratelli d'Italia spesso e volentieri si rende protagonista di atti che sono vere e proprie simili a delibere di giunta oppure indicazioni linee programmatiche di un sindaco, però questo non è un caso dove possiamo accettare questo emendamento, perché di fatti proviene dalla decisione del sindaco, quindi non possiamo sapere se deciderà di farlo il sindaco stesso. Ne saremmo contenti, però non abbiamo modo di saperlo adesso, e quindi ritengo che sia più giusto andare avanti con la nostra proposta piuttosto che emendare e cancellare di fatto tutta la mia mozione precedentemente protocollata per andare avanti con una cosa inadattabile per motivi di regolamento. Nient'altro. Grazie. Quindi l'emendamento non è accettato e allora poi lo voteremo alla fine. Chiedo intanto se su questa mozione ci sono interventi. Apro la discussione. Vi sono dichiarazioni di voto? Masi. Grazie. Mi sembra, diciamo, che ci siano stati un po' di problemi nella presentazione e soprattutto, diciamo, nella discussione ora, in quanto effettivamente è stata riemendata dal proponente e emendata, c'è stato questo emendamento non accettato comunque dei Fratelli d'Italia, che non condividevo neanche io. Rileggendo, io capisco le basi sulle quali si fonda questa mozione. Colgo però nell'emendamento alcune cose, nell'emendamento presentato dal presentatore, che non ci convincono, ad esempio nella proposta di nominare, insomma, almeno dare il nome eroi della sanità, se non mi sbaglio, di un luogo di Empoli. Ora, io credo che non abbiamo bisogno di eroi. Non so neanche se possiamo definirli oggettivamente eroi, sono dei lavoratori onesti che hanno fatto il loro lavoro con dei rischi che oltretutto non si sarebbero dovuti prendere, poi se li sono presi per delle mancanze che ha avuto l'organizzazione sia in ospedale sia della società in generale.
Ci sono state, ho visto, è stata aumentata poi la lista anche dei partecipanti, sempre qui nell'emendamento di Battini. Nell'emendamento proposto invece da Fratelli d'Italia c'era una lista della spesa ancora più lunga, dove però ci si dimenticava qualcheduno. Quindi c'è qualche cosa che non ci convince, però è vero, nel senso, questa assemblea deve riconoscere il lavoro svolto dagli operatori sanitari e da tutti quelli che hanno lavorato per il buon esito. Non so se è giusto intitolare, almeno con questa dicitura, eroi della sanità, uno spazio pubblico. Ora, abbiamo visto adesso l'emendamento e quindi ne stiamo discutendo. Non abbiamo avuto modo, diciamo, di fare una proposta successiva. Sinceramente non esprimo in questo istante come voteremo, volevo soltanto fare queste considerazioni sia pro della mozione che contro per alcune cose. Grazie. Grazie Masi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Di Rosa o Battini? Come? Ah, allora ho visto male. Battini, prego. Grazie Presidente, rispondo semplicemente all'osservazione del consigliere Masi dicendo che effettivamente essere specifici sull'intitolazione di uno spazio pubblico, ho cercato di essere il più sintetico possibile per riferirmi alla categoria della quale stiamo parlando, però ovviamente se ci sono proposte dal vostro o da altri gruppi consigliari sono ben accette, siamo un consiglio comunale, quindi siamo qua per decidere insieme delle cose per il bene della città di Empoli, quindi penso che non ci siano problemi alcuni per se ci sono suggerimenti da parte vostra o di altri. E per quanto riguarda invece la specifica poi per quanto riguarda coloro che hanno effettivamente lavorato, ci sarà penso, cioè insomma, anche l'idea di una targa aggiuntiva per come in ogni spazio pubblico dedicato a persone per il proprio valore, per il valore del proprio impegno svolto in un determinato periodo storico. Grazie. Allora, grazie Battini, Di Rosa. Grazie Presidente. Essendo una dichiarazione di voto, dico direttamente che noi come gruppo consigliare abbiamo deciso di non partecipare a questa votazione, perché votare contrario ci sembra inopportuno e irrispettoso nei confronti delle categorie coinvolte, quindi medici e infermieri e via dicendo. Però ecco, è anche vero che una mozione così presentata non la possiamo accettare. Uno, perché è stata, nonostante sia stata presentata in data 7 maggio 2020, l'emendamento ci arriva oggi e noi oggi lo abbiamo analizzato così su due piedi. E questo ci dimostra una certa un poco rispetto anche per quest'Aula, perché voglio dire, quest'atto è da un po' che ce lo portiamo dietro. Battini, non faccia questi gesti nei miei confronti. Presidente, non so se lei ha visto. Ma non l'ho visto io, non so se l'ha fatto, perché non l'ho visto. Cosa è successo? Va bene, sono disposta a far finta di nulla. Continuo il mio discorso. Allora, prego, questa mozione non la ritengo opportuna, perché non è rispettosa delle persone coinvolte, punto.
perché viene presentata, emendata dallo stesso proponente all'ultimo secondo, in questo modo non è rispettoso neanche dei suoi colleghi, oltre ai gesti non rispettosi, e scusate, mi sono un po' innervosita. E il nostro ci se ne va, consigliere Battini, per favore. Ci se ne va, bisogna, scusi, consigliera, bisogna approcciarsi in modo rispettoso al dibattito nei confronti degli altri. Va bene, però prendi un tavolo alla consigliera, evitiamolo. Per favore, consigliere, scusate, consigliere Poggiani. I cittadini ci stanno seguendo online e non sentono i vostri discorsi, sentono in questo momento i miei e quello del presidente. Se per favore posso continuare. Sì, consigliera, stavo facendo un appunto. Cerchiamo di mantenere un clima rispettoso al netto di quelle che sono le posizioni politiche che sono legittime. Prego, consigliera, gli faccio recuperare il tempo perduto. Dicevo, tenevamo al nostro emendamento perché presentava anche una parte con una proposta più sostanziosa, quella di dare degli incentivi economici alle categorie coinvolte, rinviando l'atto quindi agli enti competenti per questo. Mentre così, non accettando l'emendamento, la mozione diventa solo quasi uno spot, poco contenutistica. E ci dispiace che spesso si arrivi a fare questo, cioè a presentare mozioni che sono tanti elogi, che sono tante chiacchiere e poi alla fine non c'hanno la sostanza dietro. Ora, siccome la sostanza l'avevamo presentata e c'è stata rifiutata, in questa mozione non ci troviamo niente di ricco e non vogliamo partecipare al voto. Non votiamo contrario perché per rispetto dell'episodio e per rispetto delle persone coinvolte. Grazie. Grazie. Grazie, consigliera Di Rosa. Mannucci, prego. Buonasera a tutti. Allora, a parte il fatto che, nel senso, è legittimo uscire per una votazione, però comunque sia, se si facesse anche noi non sarebbe il numero legale. Io penso che poi alla fine prendersi anche la responsabilità se siamo contrari, cioè il rispetto si può avere anche essendo contrari, spiegando il motivo, io credo. Comunque, a parte quello che abbiamo sentito ora, io volevo collegarmi alle parole del consigliere Masi. Abbiamo delle perplessità sull'impegnativa. Intanto sul fatto che per un'intitolazione di uno spazio pubblico, per esempio l'intitolazione a una persona fisica dello spazio pubblico, è necessario che la persona sia deceduta da più di 10 anni. Comunque qui si parla di fatti molto recenti, quindi questo è una perplessità e un dubbio che abbiamo. Inoltre non mi piace moltissimo la dicitura eroi della sanità, un po' per lo stesso motivo che è stato detto dal gruppo, dal consigliere Masi. Alla fine i lavoratori della sanità sono dei lavoratori, siamo dei lavoratori, guarda, mi ci metto anch'io. Come tali vogliamo proprio essere trattati, perché poi nell'eroe ci sta un po' tutto, ci sta anche dire vabbè, è successo, d'altra parte sono eroi. No, cioè sono dei lavoratori, siamo dei lavoratori e abbiamo diritto a lavorare in sicurezza, diritto a una giusta remunerazione, quindi ecco, anch'io trovo un po' non tanto corretta la dicitura. Del resto è vero, cioè è vero che riconoscere un impegno, riconoscere che comunque abbiamo vissuto un periodo particolare in cui i lavoratori della sanità si sono trovati a fronteggiare un'emergenza, no? Però alla fine hanno lavorato come lavoravano prima, che un po' ce ne siamo accorti ora, perché no, questo è così, cioè i lavoratori della sanità finora erano fannulloni, ora tra un po' ritorneranno fannulloni, ma nel mezzo sono stati eroi. No, nel mezzo da fannullone a eroi, cioè un po', secondo me è proprio un po' sbagliato come concetto anche nazionale, perché l'abbiamo sentito in tutte le salse, in tutte le TV, ce l'ho con Vittorio, nel senso, è un po' così. Cioè, in generale, si è iniziato a chiamare gli eroi e da lì un po' tutto
è diventato un po', nelle rocce sta un po' tutto, insomma. Detto questo, ora non mi viene a mente se voglio dire qualcos'altro, comunque ecco, è un po' questo qui, ecco, i dubbi che abbiamo sono questi. Per questo motivo il nostro voto sarà contrario, non perché non teniamo, ovviamente non abbiamo rispetto dei lavoratori o di chi in questi mesi ha lavorato duramente. Ah, un altro appunto, è vero che nell'emendamento si prendevano in considerazione tante altre figure, non tutte, perché poi il fatto che tutto abbia funzionato e comunque anche i servizi essenziali sono stati garantiti è dovuto a una serie di tasselli che hanno funzionato tra di sé, cioè non è per esempio soltanto gli esercenti dei pubblici servizi, anche l'industria produttiva, cioè c'è tutta una catena, e nominarli tutti forse sarebbe stato impossibile, no? Quindi ecco, tendenzialmente credo che si potrebbe parlare di un periodo che ha visto coinvolti tante persone. Con questo il nostro voto sarà contrario, però ringraziamo comunque il consigliere Battini per aver portato all'attenzione di quest'Aula l'argomento. È un argomento importante, anche secondo me è stato interessante il dibattito, capire e parlare anche di questa argomentazione. Quindi ringrazio il consigliere Battini, il nostro voto sarà comunque contrario. Grazie. Grazie consigliera Mannucci. Battini ha già fatto la dichiarazione di voto. No, fatto, per questo caso fatto personale non c'è. No, però allora andava chiesto prima e comunque non c'è fatto personale. Ma citare si può citare nel dibattito. Citare si può citare nel dibattito. Scusate, per favore. In questo caso non vedo fatto personale, quindi nel suo caso non credo sia stato offeso. Ma citazione si può citare, fa parte del dibattito del Consiglio citare un consigliere che ha presentato una mozione. Però lei ha già fatto la dichiarazione di voto e non ha altro tempo a disposizione, è il regolamento. Lo capisco, c'è stata una discussione accesa. Però gli ho dato tempo per presentarla, per intervenire e per la dichiarazione di voto. Non ho più tempo. Per favore, consigliera. Allora, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, scrutatori, chiedo di dirmi votanti. Anche interventi della consigliera Mannucci è stato detto a un certo punto, direttamente, però che la categoria degli operatori sanitari viene considerata. Volevo semplicemente specificare che non provengo da questo. La mia mozione, ma non è stata un'accusa a lei. Lo ha anche detto che non era riferita. Lo so. No, però capisce che in un dibattito, se per ogni volta che c'è una citazione si dà la possibilità agli altri di replicare, una discussione non finisce mai. No, però in questo caso c'è un regolamento che dice che c'è 8 minuti per presentarla, 8 minuti per intervenire e 5 minuti per la dichiarazione di voto che è a gruppo. Però non c'è stato questo, non c'è questo dubbio, ecco. Mi dispiace, ma il regolamento prevede questo. Votanti? 20. 20 no, sono i votanti. 20, erano 24. È uscita Fratelli d'Italia? Sì. E non c'è la Baldi. Ecco, fuori anche Baldi. Metto in votazione la mozione numero 14, mozione presentata dal gruppo consigliare Lega Salvini Empoli relativa ad assegnazione onorificenza di cittadinanza onoraria per tutto il personale sanitario che ha lavorato nei reparti dell'ospedale San Giuseppe di Empoli dedicato alla cura del Covid. Metto in votazione la mozione presentata da Fratelli d'Italia in questo caso. L'emendamento presentato da Fratelli d'Italia alla mozione della Lega, che non era stato accettato, però deve essere votato. La mozione è quella che risulta dalle vostre integrazioni. Sì. Mancava di votare l'emendamento. L'emendamento va votato. Quello dei accettato va votato. Allora, sono 20 votanti favorevoli all'emendamento di Fratelli d'Italia. Contrari? Facciamo la controprova. Astenuti? Unanimità. L'emendamento è dunque respinto.
Votiamo quindi la mozione che ho detto prima, senza l'emendamento di Fratelli d'Italia, ma con l'integrazione presentata dal consigliere Battini. Favorevoli? Lega. Contrari? Maggioranza e buongiorno. La mozione è dunque respinta. Vi comunico che per quanto riguarda la mozione numero 15 sarà rimandata al prossimo consiglio perché la presentatrice, ovvero la consigliera Baldi, non ci sarà. Quindi riprenderemo dopo la pausa dal punto 16. Sono le 20:36, ci diamo un'ora e mezzo. Grazie.